Barbie, ma che sono tremendi questa sera. Col metal dei Kurnak, col tacchi a bene a Falconara. E tua madre che si è accorta che bevi il V. Vi presento una leggenda, Michael Trilli. Tu madre si accorge che bevi il V. Tu madre. Amici, rapaci, uccelli, uccellaccio, picciò, cornacchie. Benvenuti in questa puntata che parla di ornitologia. Voi conoscete l'ornitorinco? È quello che sa orni cosa, no? Del mondo, come l'ornivoro, quello che si mangia di tutti. Perché abbiamo detto cornacchie? Perché questa sera abbiamo un ospite speciale. Ci siamo già commossi a tavola perché è stato il maestro di Thomas Bellezzi e Checco Zagaglia, stanno conducendo questa puntata. Bella, la settima puntata, puntata numero 7, il salame piace a fette. Abbiamo con noi Michael Trilling, grande, in rappresentanza della leggenda della musica, grande, nazionale, i Cornalcol. Ma sono previsti gli applausi finti, no? Sì, grande. Ma applaudo da solo, ok. Signori, i Kurnaikol, un gruppo sul piano nazionale, ma ovviamente è legato alle nostre terre, alle radici qui, per il dialetto, per il modo di fare e perché è amato dai pubblichi della dal pubblico della marca anconitana, ma anche quella maceratese. Quella maceratese. Diciamolo, dai, diciamolo. Affonda le sue radici qui nell'anconetano. Abbiamo qui Michael Trilling. È chiaro che noi potremmo parlare come al solito di tutto, ma prima domanda, Kurnaikol. Sì. È chiaro che non inizia tutto da un giorno all'altro, no? Tutti, no, i progetti nascono piano piano, però un inizio, vai. Ma un inizio, diciamo che esisteva un gruppo della Piazza Mazzini che era il gruppo di Rasponi. Chiaramente Rasponi, ne abbiamo parlato prima, no? Rasponi sarebbe quella falegnameria. Bravissimo, quelle cose. Occhio, perfetto. Che non si può dire, no? Non è così. Ma no, alla fine non ci interessa una serie. Esistevano questi ragazzi della piazza che si dilettavano a fare dei testi cambiando i testi delle canzoni, cioè quello coveri. Utilizzavano già nell'86, insomma, canzoni già esistenti, rock and roll, e tra questi chiaramente c'era Ricky Tiger Big White e John B. George, e così avevano a disposizione dei testi e cercavano un gruppo che potesse, insomma, suonarli. Chiaramente hanno chiamato noi, che eravamo un gruppo di giovani che, insomma, si dilettavano nell'heavy metal, e così abbiamo musicato tutte le canzoni e tutti i testi, che hanno fatto che anziché rifare le cover, cioè, quindi loro praticamente facevano dei testi a seconda delle strutture di canzoni già esistenti, poi invece sono stati musicati in altri modi. Chiaramente non alcune tra i più famosi, che comunque rimangono delle cover, tipo Acqua Limone, eccetera, eccetera. Certo. Io ho due grandi considerazioni da fare. Molto spesso la parodia è uno strumento didattico di conoscenza di musica, perché noi abbiamo fatto quella volta Umbrella, no, di Rihanna, la tipia dei Beatles, vabbè, quella abbraccia un repertorio vastissimo, ma l'heavy metal, che è un po' di nicchia, magari uno sa da Acqua e Limone che poi c'è una canzone esistente, quindi fa anche cultura musicale. E poi di solito uno cambia la parodia, no, è sempre leggera, stupida, invece no, un genere heavy metal, cioè un genere da duri. Certo, un genere che è heavy metal, che chiaramente in anconetano viene storpiato e diventa V-metal, no? Ma non solo per quello, non solo chiaramente per quello, ma anche perché chiaramente i testi inneggiano. Provato dal ridere pensando, certo, un testo per un po', è chiaro. E chiaramente i testi poi inneggiano alle sbronze, insomma, alla parte più goliardica del bere o del fare bisboccia dello stare semplicemente insieme. Ricordo nel lontano 97-98 partivamo con le macchine, noi andavamo nell'interno Iesi, nei colli iesini, a vedere i Kurnaikol. Io una volta al Mamma Mia, un buttafuori mi cacciò fuori perché, emettendo un peto, il gas incendiò
la scintilla che avevo messo sotto il culo dell'accendino. Da lì molti gruppi hanno scoperto che bisognava comunque far fuochi d'artificio durante i concerti. Da lì, è chiaro, eri avanti alla grande. Io ho lanciato questa moda, mi hanno lanciato di fuori. Però ero il più innocuo della banda. No, ma tu che eri solito comunque? Ero un piromane. Eri solito farlo, sì. Ma una volta... Come no? C'ero anch'io e tu eri lì con me, Andrea, c'era, e tu ti eri messo a terra lì al Mamma Mia. Non è che era la stessa sera? No, io l'ho fatto lì, il Mamma Mia l'ho fatto lì. Però lo facevo anche altre volte perché il gesto atletico si perfeziona con l'esercizio, quindi ero spesso mi esercitavo in questa disciplina sportiva che è il peto di fuoco alla fiamma, il peto alla fiamma, il peto alla fiamma, e da lì il gelato alla fiamma, poi dopo tutto. Cioè, da lì, Mamma Mia, flambé, tu madre, il flambé, esatto. tu madre. Sera lo sai, andiamo a ballare, lo sai, con la madre devi scherzare, devi esagerare, e lo sai che non è come dici te, non c'ho la solita tazza di vincio 12 litri, sa proprio se no, sa che tu madre s'accorge che bevi il vino, tu madre s'accorge. Madre s'accorge che bevi. Ricordiamo le grandi voci di Tiger e Jimmy George, chiaro. Sì. Quanto io non voglio passare da vecchio, ma io andavo ai concerti. No, aspetta. Sono vecchio. Cazzo. No. Avevamo detto che prima parlavamo di figa, 20 anni fa, e adesso parliamo d'analisi, pensate. È vero. Abbiamo cambiato, di che sei giovane, dai, che è vero. Vai. Prima parlavamo solo di figa, anche perché il maestro abbiamo le consonanti di vita, ma parlavamo anche della Federazione Italiana giocatori alcolizzati, che era la figa. Però io li frequentavo nel tempo in cui c'era Morandi con la botte del vetriolo che schizzava. Che figata. C'ero. Lo sapete che Michael Trilling è stato l'insegnante di chitarra di me e Thomas. Ma poi infatti abbiamo avuto questo sodalizio, la nostra amicizia è aumentata ancora di più, di Thomas negli anni è cresciuta sempre. No. Siamo passati di grado, siamo diventati colleghi, che è un grado di amicizia. Non sei più amico, lì è un grado aggiunto. Non ti vedi per piacere, te devi vedere per forza. Per forza. È un upgrade lì. Sì. Tipo quando prima si poteva girare con la macchina, col telefono e parlare. E c'era chi, anziché parlare al telefono, suonava la chitarra. Già. Infatti racconta Michael Trellini che alcune canzoni sono nate in macchina. Sì, Tacchi a Beve, in particolare tutto il CD è nato in macchina. Nato in macchina perché chiaramente guidavo tanto e mi serviva una chitarra che entrasse dal cambio, perché quel tempo c'avevo il cambio e chiaramente il finestrino. E l'unica era la Steinberger senza la paletta, che riuscivo a suonare anche mentre camminavo. Ma è nato un riff mentre guidavo. Un riff che ha segnato la storia del rock. Adesso c'è il può darsi, me li perdo in macchina, però non vorrei sembrare ironico, in realtà il riff di parte cavata, molti riff dei Kurnacol hanno fatto scuola, poi il nostro tecnico audio è un allievo. Ma ha detto che lo voleva sapere questo riff, lo voleva conoscere. Sì. Ma veramente i Kurnacol hanno fatto la storia. Ah, questa è la... il riff di C'ho il B sul filtro, ma il nostro amico di Dubbing Marche è enologo, io ho studiato enologia,
Michael Trillini, la bevuta e c'ho il bisolfito. Mi raccontavi poi, no, ma cioè, quando l'ho sentita per la prima volta ho detto no, mi è successo anche a me. E non mi ha mai fermato la polizia, fortunatamente, perché se mi fermava mi metteva, perché non era bisolfito il tuo. No era bisolfito. Non sono spacciatore, sono un contadino, come dice. E quindi, cioè, è fenomenale. Quando l'ho sentita ho detto no, c'è qualcuno che ha fatto una canzone sul bisolfito. Sì, per gli amici per gli amici a casa, insomma, il bisolfito è una sostanza antiossidante che si usa nel vino, ma è una polverina bianca, quindi a volte se qualcuno vi ferma può essere confusa per un eccitante artificioso un illegale artificiale. Sì. Però nel disco Tacchia Beve c'è anche un altro riff atomico, Festival Bar. Festival Bar, sì. Beh, quella piace sempre. Quella è una canzone abbastanza, come dire, pop. È un hit, dai, un hit. Ma sì. È un hit. Non c'era nemmun amaro. Io e Thomas abbiamo fatto Castrocaro, questa è una trasmissione pubblica, quindi non ci possiamo esprimere, che è una merda. Allora, non c'è amaro. No. Non ci sono gli amari. Però il ritornello è questo: noi volemo andare al Festival Bar. Perché c'è il bar? Perché c'è il bar. Ma facciamo la cantata. Dai. 1, 2, 3, 4. Noi volemo andare al Festival Bar. Perché c'è il bar? Grande. No, i Curnacco hanno segnato estati della mia esatto, adolescenza. E hanno fatto un po' di tutti i colori. Ma io ne racconto una che oramai posso, è passato tanto tempo. Ero piccolo io. Comunque suonavano loro alla festa dell'uva lì a Cupramontana. Andai con altri tre amici e tra l'altro Babbo mi avvisò perché mi disse: guarda Thomas, che il verdicchio, no? Picchia forte. Attento, io non ero esperto, ok, del verdicchio, un vino per me uguale, invece no, il verdicchio poi 20 anni fa era anche bello tosto. Non era come oggi che è un spigoloso, po' spigoloso, quella volta era proprio duro, cucicava. Vabbè, allora andiamo su e ovviamente come da manuale io la presi, no? Come andava fatta, certo. Ho rubato, siccome è un borgo Cupramontana carinissimo, tra l'altro festa bellissima, però io non ero in me, c'era un camietto, no? Un Volkswagen hippie tipo che faceva da cassa, che c'aveva questo sportellone in mezzo e il camietto era messo di traverso in un vicolo, appunto in modo di accesso, e faceva anche da cassa. Tu arrivavi dal camietto, pagavi, prendevi il ticket e entravi in piazza. E io l'ho rubato. Io ho rubato il camietto con i ticket e la cassa. Mamma mia. Poi non solo, dopo mi sono sentito un po' in colpa, l'ho lasciato proprio più giù. Sì. E c'era un grossista di acqua. Era un supermercato sicuramente, ma io ricordo tanta acqua. I carretti, quelli dell'acqua, no? Sai che c'hanno quelle gabbiette, che c'hanno quel piano basso a quattro ruote quadrato, che poi va su uno con due gabbiette, che dietro ci sono tutte queste casse dell'acqua. Io, c'è la discesa lì a Cupra, che dal borgo poi dopo giù, cioè è tutta discesa uscendo dal centro. Io l'ho preso quello e mi sono lanciato con quella colonnina d'acqua di gabbia giù la discesa con tutta l'acqua. Ho sbattuto, ovviamente è partito tutto. Si è sbragato tutto. Grazie ai Curnacco. Grazie. Un eccitante naturale, no? Sì. Però, Michi, scusate, a lezione, avevo 14 anni, 15, e mi ha detto prima che lui durante la lezione fumava, e io gli ho detto che neanche mi ricordo. Ma pensate, era talmente normale che poi io lì facevo le superiori in San Carlo a Osimo e il professore fumava in classe, quindi
Era un è un dettaglio che neanche ricordo. Però vabbè, detto questo, c'era questa stanza piccola in cui apprendevo le prime nozioni di cazzate. E Michele, però, per invogliarmi, mi disse: Thomas, impara a suonare la chitarra, che quando sei sul palco sei pieno di figa. E io lì mi hai stradato. Io tanto ormai tanto le puntate vanno sempre a finire nella stanza, nel ripostiglio. E poi uno ci va, andavo a lezione che avevo 17 anni, quindi con tutti i sensi amplificati. Mi ricordo che il maestro Trillini mi chiese, parlando, questa trasmissione unisce i vari dialetti, noi siamo, ci interessa molto la lingua, mi disse come li chiamevo i pornazzi, perché noi li chiamavamo i porco. E c'era abbiamo parlato, non vorrei però che la didattica del maestro Trillini sia solo figa, no, anzi io ho, anzi dicevamo prima, delle per quello che ho cambiato lavoro, perché si andava sempre in un dalle sei corde ai vabbè, dicevamo, no però la musica di oggi, sul discorso serio, sta, non diciamo che sta toccando un picco negativo, però credo che il ruolo del maestro, adesso cazzate a parte, io anche con le parodie dei Cornai ho conosciuto molte canzoni, e anche il maestro Trillini del suo genere mi consigliava la Bibbia, l'ABC di quello da imparare, come gli assoli di delle canzoni di Black Sabbath, no? Però che hanno fatto la... io sono di un genere rock, mi piace il rock, non tanto quello, eppure, tanto, certo. L'ho apprezzato moltissimo, mi è servito molto, quindi il maestro, anzi a tutti i maestri d'appello, non insegnate solo a suonare, ma la prima cosa nella musica, ascoltare i dischi. E come vedete questa sera ne siamo circondati, perché siamo in questa nuova location offerta da un mito totale, che è Pachanka Bistro. Poi una sera faremo una puntata solo per Pachanka Bistro, ma un mito eccezionale. Bellissimo posto. Ne parleremo dopo. Anzi, venite al Pachanka Bistro. Bellissimo. Venite in che senso? No, venite in tutti i sensi. Siate molto contenti. Raga, dai, noi non sconfiniamo. Una volta si andava sulla schiena, adesso adesso non finiamo sempre in quelle cantine volgari, ok? Okay. Noi non siamo. Bene. Non siamo volgari, siamo tremendi. Sta lanciando. Quando io lavoravo, ho lavorato in campagna, sapete, nel blues ci sono i canti di lavoro, no? Noi cantavamo una canzone che al tempo era tradotta da noi come Damige piene, tani cane vuote, ma in realtà questa è una canzone dell'album Bomba Atomica. Madonna, non mi ricordavo, sai. C'ho le parole qui sotto che le so a memoria, ma non vorrei essere tradito dall'emozione. Questa è una canzone che potete cantare, ha quel sapore di Brasile, di Virosh, insomma, la suoniamo un attimo. Con un dito, non capisco
Ogni sera piova scuria, bionda mora troppo forte. Basta che una mozzarina, che carina e piccolina, che mi chiamane Scuffio e mi attacco al bel boccio. Solo in diretta di Michael Trigli. E mi attacco il bel boccio. Grazie. Che bello. Bella, bella. Adesso Luca Morandi però, spettacolare. E vai prendere il posto. Morandi che sparmicciava dalla botte del diserbo, del vetriolo. Già. Bello, Gianni Morandi. Il grande Gianni Morandi. Perché poi la canzone sul vino, il frutto della vite e del lavoro dell'uomo, è un tema molto serio. Poi è chiaro che nella musica la leggerezza va a finire sempre nella sbevazza, ma io credo molto nel ruolo del vino nel mondo. Posso passare da cazzaro, però è vero, queste canzoni esorcizzano casomai la sbornia. Non è vero, è un amore un amore sconfinato. Ma perché lì, perché l'uomo è umano, no? Ciao, una mano fatta apposta per prendere appunto il bicchiere, il calice di vino, dai. E quante volte queste canzoni dei Cornacchi sono diventate dei proverbi nazionali. La frase, ad esempio, i gabbiò dentro c'è nei conigli, andiamo tutti a guià, li mazziamo e li magniamo salpà. Verbo salpare, cioè proprio partire per un viaggio. Bene, animalisti all'ascolto, attappatevi le orecchie. Vabbè. Qualche puntata fa parlavamo del politicamente corretto. Politicamente corretto. Diciamo che sono canzoni non politicamente corrette, ma decisamente no. Ma perché la vita vera scorre nelle vene. Altre perle che abbiamo nelle canzoni: sombriago un bel po', no? Ma fago una tazza d'acqua e limone, tra l'altro di un gruppo che parla di V-Metal, una canzone che si intitola Acqua e limone. È l'antitesi. C'è sempre un dopo sbornia. Comunque c'è sempre un dopo sbornia, ma anche l'ultima, diciamo, una tra le ultime, che è il Day After. Che il Day After praticamente è il giorno che tu passi del dopo sbornia, quando sei giovane, quindi a casa dei tuoi, che è chiaro che la domenica tua madre ti dà di tutto e di più di domenica, perché c'hai dalle lasagne, no? C'è il classico, la classico pranzo marchigiano dove c'hai 14.000 portate, e te chiaramente sei tornato a casa in briago duro alle 6 del mattino e non te ne va proprio niente, te va di tutto quello che ti ha preparato. E da lì quindi hai due decisioni: una, spoilerare che sei proprio in briago e quindi non puoi. E l'altra invece è quindi alzarti verso le 5 e una fame tremenda, e quindi ti mangi anche i zampi del tavolino, quindi tutto chiaramente, tutto quello che è freddo è diventato freddo, te lo mangi uguale. Oppure chiaramente dico, sono embriago, mangio quello che posso, e chiaramente poi la reazione degli genitori purtroppo sappiamo quale può essere. Sì, lo so. Allora, io certe volte uno si può sentire anche in colpa, cioè tutto quel ben di Dio a tavola e tu non ce la puoi fare, non ce la puoi fare. E chiaramente dici fa. Giuro che non bevo più. Esatto. È il classico giuramento. Ma certo. È la classica promessa, insomma, del fumatore o ex fumatore. Non l'ho mai fatta, quella promessa. Però c'era quando iniziavo a suonare 3-4 volte alla settimana, no? E quindi io andavo a casa che ero vomitavo.
e stavo a casa con i miei tuoi, ancora, certo. Però c'avevamo un sacco di date e noi le prendevamo tutte, certo. E io andavo a casa lercico. Allora c'era la mamma, mi ha detto: Thomas, tu non puoi fartela finita, perché non puoi ogni tornare volta a casa che sei ubriaco. Mamma, solo quando suono. Però mamma ha fatto notare che suonavo 4 volte la settimana. E vabbè, c'è uno scrittore che amo. E con questa chiudo, scusa. Sono diventato da lì donatore Adis. Ah beh, uffi, cioè non perdo mai. Ogni 3 mesi fa un orologio. Sì, ma chi prende il sangue tuo è in botta dura. Era in tiro, era in tiro. Davvero, dicono che lo danno ai depressi. C'è uno scrittore che io adoro, è Pinkers, è milanese, che diceva che la sobrietà è la conquista più provvisoria dell'uomo. Che dice da domani, ma è il domani, fai che ora non poi cambia subito. Esatto. A proposito dei genitori, no? Come si vive, no? Questi testi un po' particolari, la musica heavy metal, no? Che non è neanche insomma un po' di nicchia. Marche, provincia, a volte può essere sotto gli occhi di un riflettore un po' giudice. E poi vorrei fare un appello, ecco, ai giovani del Curnalco, no, quindi no, si può avere anche una cattiva reputazione, chiaramente. Come la si vive, chiaramente, maestro? Beh, allora, ci sono due cose. Tu considera che nell'86, comunque, anche se il rock and roll più o meno 70-80 era comunque zona America, Inghilterra e comunque Nord Europa, eccetera, in Italia. Chi c'era nell'86? Scialpi, non so, sta gente qua, adesso non mi ricordo, per cui te facevi fatica comunque a suonare metal in Italia, lasciamo perdere Falconara, perché, comunque, e spesso capitava che te suonavi e la gente ti guardava come se fossi, ma questo è un alieno, cioè chi è questo? Ma alieno nel senso non buono, nel senso cosa fa? Ma cosa fa sta gente? Cioè, ma andate a casa, ma che fate? Cioè, che musica fa? Che rumore, che casino, eccetera. No, in più ci metti i testi e via, hai fatto bingo, chiaramente. E uno tra i testi che ci ha complicato molto la vita è Porta una donna. Chiaramente è nata per questa assonanza, insomma, per questo richiamo e questo, diciamo, questo spronare Dio a fare meglio. Però no, non era quello l'intento, anche se qualche volta purtroppo capitava nella velocità, capitava, insomma, che fuggisse, certo. Perché forse era un po' più un'abitudine, no? Che rotolava, rotolava. Per cui, cioè. E beh, questo ci ha dato diversi problemini di denunce, di, insomma, ci hanno staccato la corrente spesso, e a me è capitato anche che mia madre mi volesse far dormire in Ozerbino, non mi voleva far entrare dentro casa, perché chiaramente ha ascoltato quella canzone e non credo le sia piaciuta, ecco. No, no, direi. Che poi qui nelle Marche è diventata una specie di oibò, no? E a volte mi dico, ma devo esercitarmi di più a dire le esclamazioni. Oh perbacco, ma caspiterina, ma va? Che ma, diamine. Oh, che roba. Santi numi. Di santi numi. Porca paletta. Perché molto spesso invece ti dice, bello, porco. Cioè, purtroppo è una vita brutta. Abitudine. E quindi siamo quasi arrivati. Dove? Siamo arrivati. La strada del rock and roll ha un inizio e una fine. E questa puntata sta finendo, è una puntata all'insegno del metal, del V-metal. È stato con noi un mito delle nostre terre. Ma prima di concludere, Michael Trilling è anche musicista, chitarrista, con dei progetti paralleli, sì, a parte a Curnacol, sì, no? Sì. Sì, vabbè, un gruppo, insomma, che facciamo sempre canzoni nostre. Siamo riusciti ad aprire il concerto di Bon Jovi nel 2011. Facciamo delle tournée, abbiamo fatto già delle tournée un paio in America e due o tre nel Nord Europa, credo che ritorneremo in America, però sempre per puro diletto e non per fama o vil danaro, ecco. E poi in più una cover band dove mi diverto molto a fare diciamo cover anni 80. Non amo fare le cover perché comunque ne parlavamo prima,
in questo ventennio, più o meno forse più lungo, diciamo c'è stata una certa stagnazione per quanto riguarda la cultura musicale, per cui diciamo siamo stati più abituati a fare cover, ascoltare le musiche degli altri piuttosto che creare. La cosa non mi ha interessato mai. Però mi piace questo progetto perché è un progetto dove facendo cover riusciamo comunque a essere creativi, perché intanto siamo due chitarre, non ci sono tastiere, quindi dobbiamo ripetere quello che negli anni 80 comunque i sintetizzatori, tutte queste cose qui, quindi diventa difficile, e poi mettiamo tutto in medley e quindi c'è un certo senso una rielaborazione delle cose. Certo. Si sente. E si chiamano Mattina Maloro, chiaramente. A proposito, ecco. Tanto per essere così, sempre coerenti con la cosa. Cari ragazzi, grazie amici. Cari amici scornacchiati, siete stati con noi, abbiamo parlato di figa, abbiamo cazzeggiato perché i grandi hanno l'umiltà che la grandezza non deve essere raccontata, quella c'è già. Michael Trilling, musicista della Madonna, un grande applauso, maestro. Grazie, di Thomas, ecco la lacrimuccia, ecco la lacrimuccia che si è trasformata. E salutiamo Gugo, ciao Gugo, grazie. Grande. Sono tremendi eccezionali, tremendi raffinatissime.